L'ex colombaia di Via Diaz diventa un progetto pilota. Parte la ristrutturazione dell'edificio che punterà alla realizzazione di 9 appartamenti di classe A. Particolare attenzione infatti sarà dedicata agli aspetti di risparmio energetico e di ecocompatibilità attraverso l'uso di materiali biocompatibili, naturali o riciclabili e anche attraverso l'integrazione ai tradizionali impianti di riscaldamento e raffreddamento di impianti da fonti rinnovabili. Un progetto innovativo costruiti nello stesso modo solo una 20 di esemplari in Italia e un centinaio nel mondo. I lavori cominceranno a gennaio 2012 e dureranno un anno al costo totale di 1.550.000 euro da reperire all'interno di quelli messi a disposizione da Regione, Alere e Comune nel contratto di quartiere. I costi, che se l'intervento non tenesse conto del risparmio energetico sarebbero minori, permetteranno ai futuri inquilini di risparmiare sulle spese accessorie. È corretto, questo è fa parte del contratto di quartiere, è una delle 11 ristrutturazioni che avverranno sulla città proprio nell'orbita del contratto di quartiere. È un progetto innovativo perché è un progetto pilota, direi che oltre a livello regionale e a livello nazionale è un progetto pilota a livello mondiale perché tratta quello che è il recupero di un edificio storico come sono le colombaie, un recupero di un edificio storico però con una particolare attenzione sull'aspetto energetico ed ecologico. Sono due aspetti che sono fondamentali, ma sono fondamentali soprattutto l'aspetto energetico perché in realtà ha una ricaduta fortissima su quello che sarà il futuro risparmio per l'inquilino, perché potrà vedere abbattuta di un 80-90% quella che è la bolletta, quella che è la spesa energetica, la spesa elettrica, di raffreddamento, di raffrescamento e così via. Sono aspetti che sono sempre più fondamentali perché nel momento dove abbiamo una crisi a livello mondiale, una crisi economica, l'affrontare quelli che sono i costi, i costi che sono aggiuntivi a quelli che sono lo stretto affitto, è un tema fondamentale perché il grosso nostro problema che abbiamo attualmente nelle nostre strutture, nei nostri appartamenti, nei nostri 5.000 appartamenti di ERP sulla città di Brescia non è più l'affitto che automaticamente si adegua verso il basso in base all'eventuale calo reddituale, ma il problema sono proprio i costi accessori, il riscaldamento, l'elettricità. È su questo che quindi noi stiamo, con questo progetto pilota, tracciando la strada per quello che è il recupero di tutto il nostro patrimonio abitativo della città.